momento soltanto. Per un nuovo inizio. Per lei, perché immagino, anche per la sua carriera, per quello che vorrà fare. Ci può dire qualche cosa su questo tipo di sentimento, su questo tipo di amore? Specificare meglio questa tradizione. Ma è semplicissima, l'Oscar, il nostro lavoro è un punto d'arrivo, però ritenendomi ancora sufficientemente giovane devo pensare a una nuova partenza e quindi ci sto pensando, quindi farò un nuovo film augurandomi di ritrovare lo spirito come se fosse il primo lavoro, per mantenere intatto l'entusiasmo e non adagiarsi sugli allori. Ecco. Da napoletano come si sente essere adesso un cittadino romano ad honorem? Mi sento molto onorato e lusingato e vedo una continuità tra le due cose, perché Napoli e Roma sono due città che hanno più punti in comune e punti di divergenza secondo il mio personale modo di vedere. Sono entrambi città che evocano splendidamente un'idea perenne di villeggiatura. L'atteggiamento dei romani nei suoi confronti, dopo che il suo volto è ancora più conosciuto di prima, è cambiato, maestro? Non lo so, perché sono tornato da una settimana e poi sono anche ripartito durante questa settimana, quindi lo scoprirò nei prossimi giorni. Perché in genere sono molto calorosi i romani. Quindi sono... I romani sono molto calorosi, anche questo è un punto di contatto con i napoletani, sono calorosi, espansivi e per quanto mi riguarda generosi. La Roma del suo film ha qualcosa a che vedere con la Roma reale? Anche del Palazzo Spada, di un giardino che si sta costruendo nel Palazzo Spada, anche lei ha girato delle bellissime scene con la prospettiva Borromini. Ma un film ha sempre a che fare con la realtà, la trasfigura e la reinventa augurandosi di ritrovare poi un racconto inedito e originale sulla realtà, ma quindi io me lo auguro che il mio racconto su Roma sia realistico. Ovviamente un film non è esaustivo, non può essere, non deve fare per forza un racconto parziale su una città così importante e gigante come Roma. E quindi il mio film isola un pezzo di Roma. Mi piace molto che voglio mettere il cappello sul suo premio, ha dato anche le critiche precedenti al film. Io non la vedo così, non mi piace questa definizione di mettere il cappello. Il premio è un premio importante ed è giusto che non sia più solo esclusivamente una cosa che riguarda me, ma è giusto che riguardi tutti gli altri. Maestro, da quello che si dice, senza entrare nel dettaglio perché sappiamo che lei non vuole, il suo prossimo film sarà un film intimista, peraltro oggi è il compleanno di Kane che è nel suo film, scusi, si dice per l'appunto compie 81 anni, facciamo vedere. Quello che volevo sapere da lei, al di là di questo prossimo film, ha mai pensato di fare come hanno fatto altri registi, che so, per esempio Woody Allen, e di magari ambientare le sue storie in altre capitali? C'è qualche altra città che insomma, le piacerebbe visitare col suo cinema? A me imbarazza che mi fa un parallelo con Woody Allen. No, perché cioè, ci saranno anche, ma non sono in grado di scoprirle, di dirgliele, perché io faccio prima a partire dagli esseri umani e le città sono un ragionamento successivo, quindi non parto da una città e quindi non sono in grado di dirgli in quale città mi piacerebbe fare un film. Qual è oggi la sua grande bellezza in questo momento della sua vita? Intanto la cittadinanza onoraria di Roma mi sembra una cosa così prestigiosa che è una forma di bellezza assoluta. Cosa cambierebbe di Roma? Cosa cambierebbe se potessi dire? Io sono fedele al motto che bisogna parlare di quello che si conosce e io conosco un pochino il cinema. Ti è piaciuta Roma però, girandola? Roma è meravigliosa, ma come si fa a dire l'opposto. Pensa che girerà oggi? Io? No, guarda, non lo so. Grazie, lo so. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.